Eccoci qui, cari amici di Orizzonte Scuola TV, siamo in diretta una nuova puntata di A Tu per Tu con le interviste. Parliamo con Giuseppe De Cristofaro, ex sottosegretario all'istruzione, ora capogruppo al Senato per il gruppo misto, eletto al Senato con l'alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Parleremo con lui di quanto riguarda il mondo della scuola, il nuovo ministro, la nuova dicitura istruzione e merito, quello che ci attende nei prossimi mesi. Allora saluto il nostro ospite, buon pomeriggio Buonasera. Grazie allenatore e grazie per essere con noi. a voi, buonasera. Allora, senatore, partirei subito senza tanti giri di parole dalla nuova dicitura del Ministero dell'Istruzione. Da MI passa a MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ecco, ma questo davvero ci sta bene in questa diciamo, nuova dicitura o magari era meglio utilizzare un altro termine, educazione, per esempio. Guardi, il nome del ministero cambia da un po' di anni, nel senso che io, per esempio, quando ero sottosegretario, sbagliando, perché non si chiamava così, lo chiamavo sempre Ministero della Pubblica Istruzione, ecco, perché era il nome che mi piaceva di più, perché quella dicitura pubblica mi sembrava essenziale e continuo a considerarla, diciamo così, essenziale. Devo dirle che non mi convince il cambiamento del nome per nulla, naturalmente non perché sia contrario al merito in quanto tale, ma perché dietro la parola merito si nasconde una grande ipocrisia. Io ho provato a dirlo anche ieri, interloquendo con la Presidente del Consiglio, con l'onorevole Meloni, qui al Senato, in aula, dicendo una cosa che peraltro ho detto anche tante volte quando ero sottosegretario, cioè che soprattutto in un paese come il nostro, che è attraversato da una profonda e gigantesca diseguaglianza sociale, purtroppo, che si è accentuata nel corso degli anni, che non è diminuita, perché la forbice tra chi sta meglio e chi sta peggio purtroppo si è allargata. Ecco, in un paese come questo, parlare di merito senza però considerare che il merito è un concetto giusto soltanto se sono garantite le pari condizioni di partenza, è una grande ipocrisia. Non è vero che ci sono le condizioni di partenza uguali per tutti. Non era vero un po' di anni fa, purtroppo non è mai stato vero e oggi è meno vero di prima. Perché negli anni, anche per la pandemia, ma non soltanto per la pandemia, per come è stata costruita l'idea di scuola negli ultimi 30 anni, per una serie di scelte, dal mio punto di vista, sbagliate che sono state portate avanti. E questa differenziazione si è allargata. Non essendoci le condizioni di partenza uguali per tutti, non si può parlare di merito. Non è vero che due bambini o due ragazzi che vengono da contesti sociali differenti hanno una uguale condizione di partenza. E quindi non si può parlare di merito. Mia figlia, che fa la scuola elementare e vive in una famiglia in cui in casa c'è una libreria con dei libri, in cui si parla in italiano e non in dialetto, in cui c'è l'abitudine a guardare il telegiornale la sera insieme e magari a commentarlo, non ha la stessa condizione di partenza di chi viene da un contesto più svantaggiato. E per questo parlare di merito senza rimuovere gli ostacoli che invece la Costituzione italiana dice debbano essere risposti alla condizione di diseguaglianza diventa, dal mio punto di vista, una ipocrisia. Io quando arrivai al ministero, una delle primissime cose che feci fu chiedere le percentuali degli studenti che si iscrivono a una scuola superiore piuttosto che a un'altra. E scoprì, devo dire la verità, non con grande sorpresa, ma comunque con grande preoccupazione, che nel nostro paese in questo momento e negli ultimi anni, per esempio, la stragrande maggioranza degli studenti che fanno il liceo classico e il liceo scientifico, non la totalità ovviamente, ma la grande maggioranza, provengono da contesti familiari in cui a loro volta i genitori di quei ragazzi sono diplomati essi stessi
al liceo classico, al liceo scientifico. Un tempo non era così, perché un tempo al liceo classico arrivava anche il figlio dell'operaio, anche il figlio del disoccupato. Se questa cosa succede sempre di meno, vuol dire che qualcosa si è rotto, vuol dire che si è inceppato clamorosamente l'ascensore sociale, e vuol dire mettere questo paese nella condizione di non avere a che fare con una democrazia progressiva, che è stata peraltro la grande conquista di questo paese. Noi abbiamo avuto una fase lunga, decenni di storia in Italia, anche grazie alla spinta che arrivava dalle piazze, dai movimenti sociali, dalle mobilitazioni, che faceva sì che appunto si avesse a che fare con un processo di democratizzazione della scuola. Anche se venivi da un contesto sociale più difficile, la scuola era esattamente lo strumento per emanciparti da quel contesto sociale. È successo per molti decenni. La scuola italiana è stata ed è ancora oggi la scuola della Costituzione, quella che abbiamo richiamato mille volte. È un baluardo democratico in questo paese, è stata una cattedrale, chiamiamola così, della democrazia. E però purtroppo da molti anni a questa parte questo meccanismo si è invertito. Non a caso, da quando sono cominciati quei processi che abbiamo definito di aziendalizzazione, di privatizzazione, che hanno molto segnato l'istruzione in questo paese, e fino ad arrivare a quello che sta succedendo oggi, a quella che io chiamo, con un'espressione che può sembrare soltanto apparentemente un'espressione desueta, ma invece secondo me è attualissima, scuola di classe. Nonostante naturalmente il lavoro straordinario che fanno gli insegnanti, che poi sono gli unici che tentano di opporre a questa condizione strutturale che si sta determinando una controtendenza. Ecco, io penso che in un momento come questo, senza capire quello che è successo negli ultimi 30 anni, parlare di merito è veramente una ipocrisia insopportabile. Non mi convince per niente. Noi abbiamo bisogno del contrario. Abbiamo bisogno di una scuola che rimuova gli ostacoli, e abbiamo bisogno di una scuola che per l'appunto almeno cerchi di dare condizioni di partenza uguali per tutti. Senatore, un giudizio invece sul nuovo ministro Giuseppe Valditara. Non è un personaggio nuovo a Viale Trastevere, lei è stato sottosegretario, Valditara è stato capo di dipartimento con Marco Bussetti, ma anche relatore della legge Gelmini. Ecco, la fa dormire sogni tranquilli il nome di Valditara, anche per quanto riguarda i tagli per il mondo della scuola. Guardi, se dessi un giudizio all'inizio di una stagione brutta per la scuola, se dessi un giudizio in questo caso, onestamente sarebbe un pregiudizio, nel senso che non lo so come interpreterà il suo ruolo di ministro. È chiaro che parliamo di una figura che sicuramente conosce il mondo dell'istruzione, che naturalmente ha un pensiero diverso dal mio, nel senso che anche quando ha rappresentato in Parlamento una forza politica, l'ha fatto con una collocazione molto distante da quella mia. Però nonostante questo, quindi nonostante questi elementi di differenza, su quello che farà ovviamente non mi esprimo, perché le ripeto, sarebbe davvero un pregiudizio. È chiaro che se devo invece giudicare quello che è successo in passato, in particolare quel passaggio dal mio punto di vista cruciale che fu rappresentato dalla riforma Gelmini, ovviamente certo sì, esprimo un elemento di preoccupazione, ovviamente non sulle competenze tecniche, che ovviamente riconosco, ci mancherebbe altro, e che considero sicuramente significative, però certo non posso dimenticare che quella vicenda, la vicenda della legge Gelmini, forse è stata proprio la più pesante delle pietre tombali messe sulla scuola di questo paese, un taglio lineare di 8 miliardi di euro. La scuola italiana probabilmente non si è mai più ripresa da quel taglio, che fu gigantesco dal punto di vista diciamo dell'impatto sociale e anche dell'impatto simbolico, e le cui conseguenze, secondo me, nefaste abbiamo pagato per molti, molti anni. Ovviamente, che le devo dire? Spero che questo passato non sia, come posso dire, non pregiudichi quello che succederà in futuro. Certo,
È chiaro che degli elementi di preoccupazione ce li ho, però mi esprimerò, ci esprimeremo ovviamente sui provvedimenti di volta in volta. Noi naturalmente non abbiamo dato la fiducia al governo, come ben puoi immaginare, siamo convintamente all'opposizione, ma non per questo, ovviamente poi non giudicheremo i provvedimenti che ci saranno, quindi vedremo. Ecco. Certo, se la linea è quella di questi anni, è chiaro che, come puoi immaginare, ci dovremo, insomma, abituare a una stagione di opposizione molto forte, ecco. Ecco, senatore, proprio parlava di opposizione, ce ne sono diverse opposizioni al governo Meloni, al governo di destra. Abbiamo voi, PD, Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo. Ecco, è possibile immaginare dei punti di, diciamo, di incontro in queste, di queste opposizioni contro il disegno della destra per la scuola? Senatore? Mi sente? Mi ha Mi sentito? senti? Sì, è stato un piccolo blackout Sì. di Ha sentito la collegamento. Sì, domanda? penso di aver capito la domanda. No, sì, ho sentito. No, stavo dicendo di sì, nel senso. Si è bloccato di nuovo. Mi sente ora? Si è bloccato di nuovo il collegamento. Sì, Dicevo, vai. secondo me sarebbe naturalmente auspicabile un coordinamento maggiore tra le opposizioni. Del resto l'abbiamo anche detto. In campagna elettorale siamo stati quelli, la lista dell'alleanza rosso-verde, verde di sinistra, che dal primo momento, quindi non semplicemente alle elezioni fatte, ma anche nelle settimane e nei mesi precedenti, avevano segnalato la necessità di una convergenza più larga delle forze democratiche e progressiste per provare ad arginare la destra. Abbiamo giudicato molto negativamente la rottura che si era prodotta tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Eravamo quelli che dicevano e che chiedevano che si potesse ripetere o comunque costruire un'alleanza che somigliasse alla maggioranza del vecchio governo Conte 2, non perché quel governo sia stato non privo di contraddizioni, perché naturalmente anche quel governo, oltre a misurarsi con una questione gigantesca come la pandemia, fece certamente degli errori. Io stesso, al Ministero dell'Istruzione, forse qualcuno lo ricorderà, mi trovai a volte in una posizione, diciamo così, conflittuale nei confronti del resto della maggioranza, quindi certamente anche aveva dei punti di contraddizione, ovviamente. Però, nonostante quei punti di contraddizione, io penso che era riuscito comunque a rappresentare in questo paese la possibile idea della nascita di una maggioranza democratica, progressista, capace di competere con le destre e capace anche di sottrarre terreno alle destre, e quindi non fosse altro che per quell'esperienza noi siamo stati la forza politica che di più ha spinto affinché le forze democratiche trovassero un coordinamento già in sede di campagna elettorale e fossero per l'appunto in grado di costruire un'alleanza. Purtroppo questa alleanza è stata impossibile. Noi abbiamo considerato sbagliato l'atteggiamento sia del Partito Democratico che del Movimento 5 Stelle, nel senso che ci sono sembrati entrambi poco convinti della necessità storica di mettere in campo invece un'alleanza contro le destre. Sbagliavano grandemente, perché la nostra divisione, la divisione delle forze progressiste, ha comportato la vittoria delle destre. Vittoria molto anomala, vittoria determinata anche dalla legge elettorale, perché le destre hanno vinto le elezioni senza avere la maggioranza dei voti, cioè hanno trasformato una minoranza dei voti, il 43% dei voti, nel 59% dei seggi, ed evidentemente l'hanno potuto fare perché le forze progressiste erano divise, naturalmente. E quindi abbiamo giudicato molto negativamente quella rottura. E ovviamente, esattamente per questa ragione, fin dal primo giorno di nascita di questa nuova legislatura, della 19ª legislatura, stiamo cercando di rimettere in campo quel percorso, cioè stiamo cercando di portare avanti questa tesi, quella cioè di costruire una maggiore sinergia, in particolare con il PD e con il Movimento 5 Stelle, i partiti che più furono convinti dell'esperimento del Conte 2, perché invece, come ricorderete, Italia Viva il Conte 2 lo fece cadere. Naturalmente, da qui a dire che ci riusciremo non lo so, ma certamente ci lavoreremo, nel senso, sicuramente uno degli obiettivi che ci diamo è quello di ricostruire questo campo democratico,
e di provare anche a ricostruire un'alternativa. Io non lo so quanto durerà questo governo delle destre, non so nemmeno le divisioni che esistono all'interno del centrodestra, quanto potranno pesare rispetto agli scenari futuri, non mi esercito, diciamo così, in esercizi che evidentemente sono fondati su base di realtà che ovviamente non sono solide, però penso che l'opposizione debba fare il proprio mestiere, debba incalzare il più possibile il governo, debba criticarlo quando il governo va criticato, debba costruire un'opposizione che possa vivere nei palazzi ma anche nelle piazze, insomma debba fare di tutto per cominciare a prospettare immediatamente un'alternativa. Poi cadranno fra un mese, cadranno fra un anno, o si voterà a scadenza naturale fra 5 anni, naturalmente non lo so e non lo posso sapere, dipende anche dal grado di coesione della maggioranza, ovviamente. Ma ognuno deve fare il mestiere suo, noi dobbiamo fare il mestiere dell'opposizione e dobbiamo organizzarli punto su punto nella maniera più forte e anche più unita possibile. Perfetto, grazie senatore De Cristoforo, grazie mille, ci rivediamo presto su Orizzonte Scuola TV per nuovi approfondimenti. Grazie e a presto. Grazie mille a voi, arrivederci. Abbiamo dunque trasmesso l'intervista al senatore di del gruppo misto al Senato. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do dunque l'appuntamento a una prossima intervista su Orizzonte Scuola TV. Grazie e a presto.